Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, perché mi sento di morire. E se io muoio da partigiano. Quanto mi piace quando mettono bella ciao alla festa dell'unità, me guarda. Grazie a tutti, buonasera a tutti, bentrovati, saluto Gianrico Carofiglio, nessuno ha bisogno di presentazioni, intellettuale, grande scrittore, eccetera, il vice segretario del PD Andrea Orlando. Facciamo questa chiacchierata e devo ammettere una colpa, faccio una solita figuraccia del giornalista, che io non ho letto il libro di Gianrico Carofiglio, della gentilezza e del coraggio, perché no, esatto, non, è uscito ieri, non sapevo che sarebbe stato oggetto, però ho visto che il vice segretario del PD è molto preparato e mi spiegava in treno che è, diciamo, un manuale di combattimento politico, la gentilezza come strumento di combattimento. Siccome noi quotidianamente assistiamo all'opposto, come dire, a una certa ruvidezza, diciamo, come strumento di combattimento politico, io do a Orlando il compito che avrei dovuto avere io, cioè con tempi non come fate voi politici, sintetici, perché poi devo fare delle domande cattivissime e facciamo un po' la nostra conversazione, di dare il senso, diciamo, di questo libro, che ti do anche il libro che gliel'ho rubato. Sì, faccio i compiti. Buonasera, faccio i compiti al posto di De Angelis, che è stato. Io consiglio la lettura di questo libro per ragioni eminentemente politiche, nel senso che, contrariamente al titolo, non voglio fare una critica a chi ha fatto l'editing, che potrebbe indurre a pensare che si tratti di una specie, diciamo, di galateo. In verità è un libro, è un manuale di combattimento politico, appunto. Cioè, nel senso che offre degli strumenti attraverso i quali combattere una battaglia che è la battaglia di oggi, cioè come si affronta la politica al tempo della manipolazione, della mistificazione, dell'utilizzo di banali anche espedienti depistaggio nella discussione e nel dibattito, che ti portano su sentieri che alla fine producono una politica che non ha nulla più a che vedere con la realtà fattuale, con la condizione materiale delle persone, il che non è solo un male, perché naturalmente la qualità di quella politica non può essere che inferiore, ma produce una politica che alla fine non risolve i problemi perché non ne parla, non parla più dei problemi reali delle persone, non parla più delle condizioni materiali, delle sofferenze, e se ne inventa delle altre attraverso un meccanismo che Gianrico spiega molto, molto bene. E più offre, secondo me, ora De Angelis me l'ha chiuso, quindi non so se troverò la citazione al punto giusto, ma se no vado a memoria, offre anche una lettura, un elemento per riconoscere anche la qualità degli interlocutori politici, almeno per me lo è, perché a un certo punto parla di umorismo come virtù politica. Ve la faccio corta perché secondo me merita, va letto, insomma, non può essere reso così, ma sostanzialmente parla della metacognizione, cioè di la consapevolezza, diciamo, in qualche modo, di sapere o non sapere alcune cose. La pratica della metacognizione implica di saper uscire da se stessi e osservare dall'esterno quello che si fa, rendendosi conto delle lacune della propria conoscenza, appunto, e dei difetti delle proprie prestazioni. E andando più avanti dice che cosa succede ai politici che sono sostanzialmente, che perdono, che sono privi di questa capacità, e quello che succede è quello che è successo a molti di noi parlando con nostri colleghi, ma forse lo abbiamo fatto anche noi senza rendercene conto, che praticamente tu parli con delle persone che sono sostanzialmente sorde, non perché apparentemente la discussione è tra due persone, ma in verità l'altra persona non ti ascolta, perché l'unica cosa importante è quello che dirà lui, cioè una forma in qualche modo di autoreferenzialità, esatto, totale. Gianrico dice una cosa che secondo me è molto
interessante, da cui io ne ho tratto, diciamo, un ulteriore elemento, una specie di prova del 9, che è questa: sostanzialmente la capacità di avere contezza di quello che è intorno passa anche per la capacità di non pensare che tutto quello che stai facendo è importante, è più importante di quello che fanno gli altri. Quindi una domanda che andrebbe fatta all'interlocutore politico: noi siamo sempre a cercare l'uomo della provvidenza, quello che fa le battute fulminanti, quello che tiene bene nei talk show, ma forse la domanda che andrebbe fatta è: parlami di com'è il tuo quartiere e di che cosa c'è intorno a casa tua. E molti di loro non vi sapranno rispondere. Non vi sapranno rispondere per una ragione che non è, come si può pensare, come dire, ha fatto carriera e non gliene frega più niente di quello che è intorno. È una specie di bolla nella quale una persona resta prigioniera, e nella quale pensa sostanzialmente che i fatti suoi, e giustamente Giarrico dice, messi secondo una sequenza che è del tutto individuale ed è la ricostruzione del soggetto narcisista, perché poi di questo stiamo parlando, non ha più nessun rapporto con il contesto, per cui ci sono persone che sono convinte di aver vinto loro le elezioni in certi posti perché hanno fatto un comizio particolarmente efficace o perché hanno fatto una scelta di governo in 5 anni particolarmente brillante. Ci sono persone che sono convinte di essere loro quelli che hanno determinato una svolta nella storia, senza saper più leggere la storia, perché poi la storia è fatta di come è costruito il tuo quartiere. Ma non è che l'ho letto soltanto perché ne dovevo parlare, l'ho letto perché io lo vorrei oggi consigliare come uno dei libri sui quali rifondare un'ecologia della politica, perché se noi non ricostruiamo una politica nelle quali le persone che sono chiamate a rappresentarci, parleremo forse dopo di rappresentanza, esatto, sanno che cosa succede intorno a loro, e anche i meccanismi più sofisticati di selezione della rappresentanza restano di essere totalmente inutili, perché questo è il punto fondamentale. Cioè a un leader gli va chiesto soltanto cosa vuoi fare, ma quanto tempo è che non prendi un autobus? E quanto tempo è che non parli col tuo vicino di casa? E quanto tempo è che non ti fermi a parlare con il droghiere? Vi dirà che sono perdite di tempo. In verità è il modo attraverso il quale si legge la società, e questo io penso che sia l'elemento che stimola questo libro. E tra l'altro questo libro poi fa un'altra serie di domande, ma forse queste faranno un po' parte anche della discussione che facciamo dopo e che il libro non poteva affrontare, perché è un manuale, quindi ti dice come devi affrontare certe situazioni e come devi reagire a certe situazioni. E le domande ulteriori sono queste: uno, perché è successo tutto questo? Certo. Cioè, perché alla fine questo tipo di politica, che un po' c'è sempre stata ma ha prevalso così tanto? E io ho delle mie valutazioni che magari poi facciamo dopo. E l'altra cosa, secondo me, altrettanto importante, è quanto questo diventa ancora più grave, ne facevamo una battuta entrando, nell'epoca delle tecnologie, perché l'autoreferenzialità, che è un problema in generale, lo era anche prima delle tecnologie, oggi diventa una cosa drammatica, perché noi su questi smartphone sui quali passiamo una parte della nostra vita, in verità sempre più spesso incontriamo persone che la pensano esattamente come noi, e non incrociamo più delle persone che non la pensano come noi, e siamo portati ad immaginare che il mondo sia fatto secondo la rappresentazione che ci offrono questi social, cioè di persone che la pensano come noi. Quando incontriamo qualcun altro dell'altra bolla, della bolla accanto, si determina un cortocircuito. Il libro è molto interessante perché, facendo l'esempio di un musicista nero che si è occupato del Ku Klux Klan, spiega come alle volte saper entrare nella bolla dell'altro è anche il modo attraverso il quale far esplodere il meccanismo di quella bolla. Ma quante volte a noi ci capita di uscire dalla nostra ed entrare in quella degli altri? Praticamente nel corso della nostra giornata quasi mai. E questo non è un problema che riguarda soltanto i politici, questo è un problema anche di come noi ormai discutiamo nel corso della nostra giornata. Caro figlio, per avvicinarci poi alle domande, l'ha letto, l'ha letto. No, molto, è molto apprezzato. Io amo molto chi legge i libri, perché mi sono trovato in varie presentazioni dove è evidente che si presenta ciò che uno ha sfogliato l'indice e la famosa... Io devo dire che leggo ancora qualche libro, esatto, perché a differenza di molti miei colleghi, esatto, non ne scrivo, esatto, posso ancora vantare di avere scritto di aver letto più libri di quanti non ne ho scritti, esatto, e non so se molti lo possono dire, esatto.
Caro figlio, per avvicinarsi ai temi, per poi fare appunto un po' di discussione sulla sinistra, io ti volevo chiedere, ma diciamo il populismo è solamente diciamo una caratteristica, un qualcosa? Io so benissimo diciamo che Orlando non è Salvini e la Meloni, passatemi la sintesi della domanda. Voglio dire, è una caratteristica solamente di una certa parte della politica oppure sta diventando un tratto della modernità e delle democrazie? Cioè, noi siamo entrati in una fase della democrazia in cui alcuni tratti del populismo sono abbastanza diffusi, non dico condivisi, no? Cioè la comunicazione diretta, dice Orlando, il presentismo, un certo uso delle tecnologie, perdonatemi, un certo antiparlamentarismo diffuso, cioè quando si è scandalizzato nessuno quando è stata chiusa l'Italia senza passare per il Parlamento, no? Sì, no, cioè, no, tu sì, io pure, voglio dire, però, no? Tanti che oggi parlano di centralità, là non dissero niente. Insomma, siamo in una nuova fase della democrazia. So che la domanda è molto ampia, però mi pare. Quanto tempo abbiamo? Poi tanto te lo tolgo, quindi. Questo diciamo. Mi ricorda, una volta ero a un festival letterario, permettetemi questa digressione narrativa, e c'era. Dovevamo fare una lettura a quattro autori di quattro paesi diversi, e a ognuno erano stati assegnati 20 minuti. Io mi ho preparato la lettura. Sembra le barzellette, sapete quello, c'è un inglese, un francese, infatti c'era un francese, un canadese, un altro, e in particolare il francese lesse per 55 minuti e gli altri di più. Io ero l'ultimo in un teatro di gente sconvolta, perché poi il francese leggeva come, ci avete presente l'ispettore Clouseau, esattamente in inglese ma con quell'accento. Quindi mi trovai di fronte a questo pubblico attonito a tarda sera a leggere 20 pagine io in inglese, no, meglio 20 minuti, e guardai il pubblico e dissi: cari amici, mi ero chiesto a lungo quale parte del mio libro leggere e non riuscivo a trovare una soluzione, ma dopo aver sentito le letture dei miei colleghi ho deciso, lo leggerò tutto. Questo fece sorridere il pubblico, che fu poi disposto a sentire anche la mia lettura, e ci sono delle cose appunto che richiedono un po' di tempo, ma cercherò di dire brevemente qualche cosa, magari anche ricollegandomi a degli spunti nel libro, perché il tema che tu hai evocato con la tua domanda attraversa tutto quanto il libro, e in particolare il secondo capitolo del libro, che si intitola Il potere della stupidità. Su quanto la stupidità, e ora cercheremo di spiegare che cosa intendiamo quando parliamo di stupidità, e la stupidità riguarda tutti noi, tanto per anticipare l'obiezione, va bene, stai dicendo gli altri sono stupidi, la stupidità riguarda noi tutti, è un modo di negare l'intelligenza, di negare la complessità che ci circonda e andare alla ricerca di etichette che semplifichino per toglierci dall'ansia invece dell'affrontare ciò che è complesso e che non può essere semplificato. Il populismo è questo, ed è vero che attraversa non soltanto una parte politica, anche se dobbiamo riconoscere che da una parte ce n'è di più, scusatemi la semplificazione. Il populismo è un modo di chiamare il bisogno che tutti quanti hanno, cui taluni sono capaci di resistere di più e altri invece di meno, di ridurre una realtà complessa, ma per questo affascinante, ridurre problemi complicati, ma per questo bellissime sfide, a cose banali. Il populista crea il nemico, perché è molto più semplice immaginare che sia colpa di qualcuno, è colpa dei negri se stiamo male, è colpa dell'Europa, ma di quello che vi pare, dei professoroni, delle elite e così via. Certo. E questo ovviamente è, come posso dire, una sorta di ansiolitico, placa l'ansia rispetto alla complessità, è esenta dal dovere di pensare. Allora il populismo è una medicina tossica, ma molto gradevole per chi la prende, perché è uno strumento, un farmaco, una droga che ci libera da un dovere faticoso, che è quello di guardare il mondo senza applicare immediatamente etichette o categorie, che è quello di cercare soluzioni praticando una cosa che viene così tanto aborrita, l'errore consapevole. Voi chiedetevi, questo c'è nel libro a un certo punto, quante persone
vi capita di incontrare, vi capita di interpellare, che alla domanda parlami dei tuoi errori siano capaci, sapete, Woody Allen dice in un racconto, fa questa cosa: ho deciso di fare l'elenco dei miei difetti e non sono riuscito ad andare oltre, qualche volta dimentica l'ombrello. Ecco, lo stesso tipo di risposta senti quando viene rivolta una domanda di questo, ma lei avrà fatto, io certo, io faccio errori come tutti, quali sono i suoi difetti? Mi fido troppo delle persone, sì. Sono troppo, cioè queste, voglio dire parolacce, ma insomma, la qualità fondamentale della donna, dell'uomo, prima ancora che politici, che si pongono rispetto al reale con un sano atteggiamento di trasformazione del reale e di non negarne la complessità. Nel libro si cita a un certo punto una categoria meravigliosa elaborata da un poeta inglese morto a 26 anni, che era John Keats. John Keats elaborò questo concetto che si chiama capacità negativa, che sembra una cosa negativa, invece è altamente positiva. La capacità negativa è la dote dell'uomo o della donna che di fronte alla complessità del mondo riesce a trattenersi, in questo senso negativa, dal bisogno di applicare categorie o individuare immediatamente soluzioni, che è capace di aspettare per cercare di interpretare quella complessità. È quello di cui si sente il bisogno oggi nella politica, in questo paese più che in altri, un approccio laico, umile, laddove umile è una parola delle persone orgogliose, è coraggioso rispetto ai problemi, la capacità di dire ho sbagliato e adesso ci riproviamo e via discorrendo. Il populismo è la negazione di tutto questo ed è questo il motivo per cui noi dobbiamo combattere il populista che è anche dentro di noi, cioè quella parte di noi che è pigra, quella parte di noi che rifiuta la responsabilità dell'intelligenza e della cittadinanza. In definitiva, il populista è quello che nega in se stesso e negli altri il dovere e il diritto di essere cittadino per attribuirsi una qualifica molto comoda, sostanzialmente di suddito. Oh, grazie. Allora, adesso andiamo, voi siete abituati pure, diciamo, anche un po' alla televisione, alziamo un po' perché vi devo fare una raffica di domande, quindi alziamo un po' il ritmo, sarò assolutamente dispotico nella conduzione, assolutamente provocatorio, assolutamente cattivo. Orlando, allora, quando io frequentavo, secondo me voi sul referendum, sul taglio dei parlamentari avete ceduto al populismo, ecco. Cioè, quando, diciamo, io frequentavo questi luoghi, che da giovane facevo anche io il militante, ma mi si spiegava che i governi passano e le costituzioni restano perché sono di tutte, che la sinistra era il partito, diciamo, della Costituzione. Voi in tre letture avete detto che sta roba era una schifezza, siete andati al governo e avete votato sì e adesso bisogna votare sì senza avere neanche un correttivo. È un cedimento. Io penso questo, che noi abbiamo ceduto molte, a proposito del riconoscimento degli errori, abbiamo ceduto molte volte al populismo nel corso di questi 20 anni e ho anche una mia particolare lettura sul perché, nel senso che in noi è entrato, ora quando parliamo del giustizialismo come una cosa che è stata introdotta nel dibattito politico dal Movimento 5 Stelle, diciamo una cosa che non è vero, il giustizialismo è cresciuto anche nel centro-sinistra, noi abbiamo avuto un alleato che si chiama Antonio Di Pietro che aveva costruito una fortuna politica su questa cosa. Quando parliamo di populismo e riteniamo in qualche modo che ci sia un elemento di novità, come se la cosa è, lo confondiamo, anche se sono cose simili, sono cose però distinte con l'antipolitica, ma l'antipolitica l'abbiamo anche coltivata anche noi con la logica anche, diciamo, l'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti, la scelta per esempio di non contrastare una campagna che all'inizio del decennio scorso era partita per lanciare la fortuna che poi non c'è stata politica di alcuni aspiranti leader, pensiamo alla vicenda della casta del libro che fu all'epoca ebbe un grandissimo successo, non la contrastammo, anzi un po' la secondammo, molti di noi, no? Io non avevo, diciamo così, lo standing, ma molti andavano a presentare sto libro scapocchiando dicendo sì sì è così e poi ci siamo qua. Io francamente nel fatto di passare da 630 parlamentari a 500 io questo cedimento al populismo non lo riesco a vedere. Non lo riesco a vedere.
Non ne farei un caso. Avete votato no, non ne farei la questione nodale. Se ci sono persone che ritengono che è meglio votare no, non è che vanno demonizzate. Però francamente ora improvvisamente svegliarsi e dire che va fatta la battaglia campale con l'antipolitica, e per farla tutti quelli che non l'hanno mai fatta finora decidono di scegliere il terreno più sbagliato, perché spiegare alle persone che sarà, è molto più importante avere 630 parlamentari anziché 500 è un argomento abbastanza difficile da, io almeno non ho molti argomenti solidi, perché ci sono democrazie solidissime che hanno un numero di parlamentari. Perché avete votato un 8 volte? L'avete detto un 8 volte? Beh, abbiamo votato anche a quella definitiva, questo sarà a quella definitiva abbiamo votato anche sì, quindi uno dovrà andare a spiegare perché l'ha fatta passare, diciamo, certo. No? E quelli che voteranno no, come se ho capito bene farei tu, dovranno spiegare perché hanno votato sì e hanno fatto passare quella riforma e ora vanno a fare campagna per il no. Ti sto dicendo quelli che... La prima questione è, secondo me, se dobbiamo fare una battaglia contro l'antipolitica, scegliamo un terreno più serio e più convincente. E spieghiamo alle persone, per esempio, che va ripristinato il finanziamento pubblico dei partiti, perché sennò la politica se la comprano quelli che hanno i soldi. Quindi, dopodiché facciamo un'altra... Francamente l'argomento ancora più risibile che vedo utilizzare è perché Di Maio spiega sta cosa in un certo modo, ma io ho votato sì anche se Renzi spiegava quella cosa in un modo che era abbastanza inaccettabile, però siccome pensavo che la riforma in qualche modo migliorasse il sistema istituzionale del paese, io ho votato sì. Io non riesco a vedere questo grande peggioramento legato a una riduzione tutto sommato non stravolgente dell'assetto del Parlamento. Certo, va accompagnata con altre cose, ma queste altre cose, alcune sono praticamente un automatismo, perché noi le mani sulla legge elettorale ce le dovremmo rimettere, a prescindere da quale sarà la legge elettorale. Sui regolamenti parlamentari le mani ce le dovremmo mettere, perché altrimenti oggettivamente quindi le commissioni... Quindi tu comunque non demonizzi, diciamo chi no, vota, non demonizzo no? Il no, demonizzo il fatto che giornali che hanno alimentato in questi anni corposissimamente, su mandato anche dei loro azionisti, hanno alimentato corposissimamente l'antipolitica, che improvvisamente si sveglino e si trovino, diciamo... come paladini dell'antipolitica, mi infastidisce e contemporaneamente mi insospettisce. Vabbè. Il segretario, e poi chiedo a Caro, una curiosità, chi facciamo un sondaggio, chi vota sì? Non me ne? Chi vota no? Mi sembra un po' di più il sì, ma equamente distribuito. Il segretario del PD ha detto che sostanzialmente chi vota no vuole indebolire il governo e il PD. Non credo che loro vogliano indebolire né il governo né il PD. Perché legate la Costituzione al governo? Lo stesso errore che fece Matteo Renzi. Non è che una cosa è la Costituzione e una cosa è il governo. Questo, una volta questa era la BC qua da queste parti. Il segretario del partito ha detto un'altra cosa che soltanto un cieco può non vedere. Ha detto che dentro gli argomenti del no e dentro quelli che si sono schierati per il no c'è anche chi, ed è una parte consistente, vuole utilizzare questa vicenda per dare un colpo al governo. Sono due cose diverse. Il governo è una cosa e la scelta che si fa sul referendum è un'altra. E io sono convinto che questa distinzione va mantenuta. Ma il modo in cui si argomenta e si motiva il no in molte aree del centro-sinistra è obiettivamente finalizzato a un ulteriore scopo, che è quello di dare legittimamente, io dico, perché poi in politica si può... Credo che ci si trovi di fronte ad apprendisti stregoni, perché si sa che cosa si butta all'aria, ma non si sa che cosa viene dopo. Io vedo molto mal di pancia anche alimentato su un tema che magari poi riprenderemo, sulla subalternità, subalternità. Ormai sono giornali che sono monografici, lei magari qualcuno lo legge, sono sulla subalternità del PD, perché lo scopo è provare a far saltare sto governo. Io dico attenzione. Perché io vedo tutti i limiti di questo governo, credo che alcune cose vanno corrette, alcune battaglie vanno date,
ma prima di buttare all'aria un'operazione politica che ci ha salvato da una deriva asiatica, perché noi questo abbiamo corso, nel senso di un avvicinamento pericoloso a un sistema di alleanza esterna all'Europa, io conterei fino a 10, perché abbiamo già visto tante volte, come dire, con leggerezza sparare su ciò che si aveva per poi scoprire che quello che veniva dopo era molto più pericoloso. Vabbè, comunque io non ho il noi non abbiamo il potere di fare o di disfare il governo, e voglio dire una cosa però, Andrea, ma viva Dio, cioè viva Dio pure chi vota in maniera strumentale. Votate in maniera strumentale, sì, perché non vi piaceva, avete fatto il governo e dovete votare sì. Quegli altri votano in maniera strumentale, no. Siamo il paese anche, diciamo, che ama queste cose, viva Dio. Non è che gli strumentali sono solo gli altri. Guardi, c'è sempre una strumentalità in tutte le scelte, una quota di strumentalità c'è sempre. Per quanto mi riguarda non c'è, perché io, siccome sono uno che ha incominciato a formarsi politicamente, tu non drammatizzare, in un'altra stagione, io avevo anche nel gruppo parlamentare, molti sanno, ero esigua minoranza in quel gruppo parlamentare, ma io ho detto: guardate che fare una battaglia campale su sto tema rischiamo di non essere compresi da nessuno. Dopodiché, siccome io mi sono formato in una stagione nella quale forze che erano tutto tranne che antipolitiche sostenevano che una riduzione significativa del numero dei parlamentari dopo l'introduzione delle regioni era un elemento di razionalizzazione del sistema, non ho avuto ragioni per cambiare idea nel frattempo, perché se lo sosteneva, io non tiro per la giacca, a differenza di Di Maio, le persone che non ci sono più, però mi sono andato a prendere i documenti di tutta la sinistra italiana sul tema dell'assetto istituzionale e tutti ponevano il tema di una riduzione del numero di parlamentari, non ponevano la questione del contesto, la ponevano come conseguenza del fatto che nel frattempo nel 1970 era stato introdotto un altro corpo intermedio, un'altra istituzione intermedia che erano le regioni. E siccome alla Costituente si discusse sul numero dei parlamentari, e non credo che quelli che erano per la riduzione del numero dei parlamentari fossero antidemocratici. Se no ci facciamo il monografico stasera. Sì, però allora facciamo un racconto corretto, ecco, se non vogliamo fare il monografico. Orlando, eravate voi che dicevate che se non c'era contestualmente una legge elettorale c'era una distorsione della rappresentanza. La legge elettorale è un accordo scritto sull'acqua che si è capito che non si farà mai perché Renzi non la vuole, e quindi date la riduzione in cambio di niente. Cioè, cerchiamo, lo sai meglio di me. Caro figlio, ti scalda questo tema che poi dobbiamo passare al governo. No, non mi scalda, devo dire la verità. Non ti scalda? Non mi scalda, però io credo che in questo, come in molti altri casi, sia opportuno chiarire i termini della questione in modo tale che poi ognuno possa decidere in un senso o nell'altro. Il primo termine della questione è che qualunque cosa uno voglia votare, qualunque cosa uno voglia fare, dovrebbe accettare l'idea che ci sono ottime ragioni anche nel punto di vista dell'interlocutore, il che significa che chi intende votare sì deve riconoscere, ci sono naturalmente, ottime ragioni indipendentemente da quelle strumentali per andare a votare no, ma anche chi decide di votare no dovrebbe evitare toni da apocalissi costituzionale. Non parliamo di questo. Si scopre in questa vicenda, come in altre, come nelle vicende della nazionale di calcio, sono tutti quanti commissari tecnici. In queste vicende sono tutti quanti esperti di diritto costituzionale. Allora io agli esperti di diritto costituzionale che affermano con enfasi categorica che si sta attentando alla democrazia e stracciando la Costituzione, chiedo sommessamente di dire quali norme della Costituzione, quali norme, come posso dire, architrave della Costituzione verrebbero lese, o quali principi della Costituzione verrebbero lesi se solo si considera quello che in pochi sanno e ancora meno dicono, e che il numero attuale dei parlamentari è il risultato di un aumento del numero dei parlamentari originariamente previsti, e questo aumento è stato fatto negli anni 60, prima che intervenisse la epocale riforma che ha introdotto, secondo me estremamente dannosa, ma questo è un altro discorso, le regioni. Allora, è necessario mettere, come posso dire, i vari punti della questione al loro posto per poi farsi un'opinione e per dissentire civilmente gli uni dagli altri. Però lasciamo perdere la questione
della violazione ai principi della democrazia e della Costituzione, perché non si tratta di questo. Quello che taluni dicono è un argomento che io rispetto ed è uno dei motivi per cui anch'io ho fortissime perplessità, tanto per essere chiari, è che questa è una riforma grossolana, non c'è dubbio, è una riforma fatta con l'accetta in modo grossolano e motivata in parte da ragioni assolutamente inaccettabili. La più inaccettabile di tutte, che è in bilico fra il ridicolo e quel tipo di affezione populistica di cui parlavamo prima, che si fa questa riforma per risparmiare. Ragazzi, è una cosa da far ridere i polli. Ovviamente le riforme costituzionali si fanno escludendo il denaro dall'orizzonte, perché sono valori non negoziabili e non misurabili. Quindi dire che riduciamo i parlamentari... dire riduciamo i parlamentari per risparmiare è poco più o forse poco meno che una buffonata. Tra l'altro è un risparmio talmente un risparmio inesistente. Il problema è, non so se qui fra chi assiste a questa nostra conversazione c'è qualcuno che è stato parlamentare o lo è attualmente, io lo sono stato per 5 anni e ho avuto modo di constatare qualcosa che bisognerebbe sapere, cioè di quanto l'istituzione parlamentare ora sia terribilmente svuotata di significato e di competenze, e come questo certo non dipenda dal numero dei parlamentari, ma il numero esorbitante, assurdamente alto per quanto ne penso io, dei parlamentari che ci sono ora, è un cofattore di questo sì pericoloso svuotamento della legittimazione democratica del Parlamento e dunque della democrazia. Noi abbiamo un problema di restituire dignità, competenze sostanziali al Parlamento, per restituire dignità a una democrazia che ne ha persa molte in questo paese. Noi di questo dobbiamo discutere, poi ognuno vada a votare quello che crede, perché appunto questa riforma comunque vada non è né la fine del mondo né l'inizio delle sorti magnifiche e progressive, però impariamo a rispettarci parlando di queste cose. Noi abbiamo iniziato questa nostra conversazione col libro che sostanzialmente ci pone il tema che abbiamo davanti, no? Quando parliamo di governo, Orlando, cioè il populismo, la destra che avanza, incombente non solo in Italia, eccetera, la destra di tipo nuovo, populista, popolare, e questo governo nasce con l'idea di arginare la destra, no? Di non dare il paese a Salvini, pieni poteri, l'elezione del capo dello Stato, vado veloce, tanto qua... Hai detto Salvini il cane, sì. Esatto, vado veloce, tanto qua ci capiamo, eccetera. Ecco, beh, un anno dopo non funziona. Cioè, come dire, quest'argine mi sembra abbastanza fragile, e mi sembra fragile perché il governo non governa. Ora, fuori dal lockdown, diciamo, fuori dalla gestione dell'emergenza, io non vedo onestamente, vedo una paralisi su molti temi. Voi avevate anche chiesto una svolta, no? Avete fatto una direzione poco tempo fa per chiedere una svolta, a me non sembra arrivata, e quindi? Ma un po' una domanda che risponde al... un po' a quel motto anglosassone, un'opinione non mi disturbate con dei fatti, no? Cioè, nel senso che se uno guarda quest'anno, ma dire che in quest'anno non è successo niente significa non essersi accorti che noi eravamo un paese che era stato sostanzialmente portato fuori dal contesto europeo. Noi eravamo un paese che stava veleggiando rapidamente verso una deriva russofila. E oggi noi siamo un paese che è tornato tra i grandi fondatori e che ha rimesso in moto un meccanismo che ha cambiato l'Europa in questi mesi, perché è successa questa piccolezza. Poi uno va a vedere, ma la dichiarazione dell'Azzolina, tutte cose importanti, la ciclabile sullo stretto, cioè tutte cose che sicuramente hanno una cosa, ma siamo in ordine di grandezza incomparabile. Cioè noi abbiamo rischiato di essere di vedere snaturata la cifra della nostra democrazia e di vedere e di essere uno strumento di soggetti esterni all'Unione Europea finalizzato a mettere in discussione l'elemento di integrazione dell'Unione Europea. Io facevo il reggente nei giorni in cui Nicola Zingaretti si è ammalato di Covid
e sono uscite le prime dichiarazioni della von der Leyen e della Lagarde, ma io quelle notti non ho dormito, perché se quelle posizioni fossero rimaste le posizioni dell'Unione Europea, l'Unione Europea non c'era più. E sapete perché l'Unione Europea ha cambiato posizione? Perché si scrisse una lettera di Spagna, Francia, Italia, che fece pressione sulla Germania, che cambiò posizione, e adesso c'è il recovery fund in ragione di questo. Se noi non siamo orgogliosi e non ci rendiamo di quello che abbiamo fatto e non ci rendiamo conto del pericolo che abbiamo scampato, qualunque cosa succederà non saremo in grado di valorizzarla politicamente. Noi nel 2018 non abbiamo subito una sconfitta, abbiamo assistito a una secessione, perché non c'era uno con un reddito e un titolo di studio basso che abbia votato per il centrosinistra. E quel fatto che è sociale prima che politico, la sinistra ha sempre rappresentato quelli, nasceva da quello. Quel fatto che è sociale prima che politico ha prodotto un elemento che poteva, a proposito di asiatizzazione del nostro quadro politico, se ne scriveva, produrre un bipolarismo tra due populismi diversi. Uno più venato di elementi sociali e uno più liberista. Questo era il rischio che noi abbiamo corso. Oggi noi abbiamo ricostruito un bipolarismo sostanzialmente dove il perno della coalizione di centrosinistra è tornato ad essere il Partito Democratico. Vi ricordate i popcorn? Un anno fa eravamo i popcorn. E il Partito Democratico è il perno di questa coalizione. Abbiamo risolto tutto? No, non sono più populisti questi, no. Hanno dei tratti ancora di populismo? Sì, ma noi abbiamo tenuto la democrazia italiana dentro il solco in cui l'avevano messa i padri costituenti a proposito di Costituzione. Potevamo trovarci invece con Visegrad e Orban. Se non ci rendiamo conto di questo, guardate che di strada ne faremo però, un po'. Però la domanda... Sì, vai su questo. Allora, la giro a te la mia obiezione, così facciamo tutta una chiacchiera. La mia obiezione è un'altra. Siccome se si vota domani mattina i rapporti di forza sono gli stessi di un anno fa, ecco. No. Come si può sostenere che i rapporti di forza sono gli stessi di un anno fa quando noi, coalizione di centrosinistra, avevamo il 21%, 18 PD e 3 LeU? Un sistema di alleanze nullo, perché non ci potevamo alleare con nessuno, e adesso ci sono due poli nel quale che se la battono in diverse regioni italiane. Dov'è il polo di alleanze? Dov'è il polo di alleanze? Se Di Maio sta facendo campagna elettorale oggi per sconfiggere Emiliano stanno i candidati dovunque abbiamo per farvi perdere le regionali. C'è un'alleanza con 5 Stelle. Fermati un attimo. Abbiamo un polo che stenta a nascere, ma noi abbiamo costruito le condizioni perché in futuro questo possa avvenire. E abbiamo costruito le condizioni perché se si va a elezioni politiche questo possa avvenire. Non erano queste le condizioni in cui ci trovavamo un anno fa. Vuoi che ti dica quali sono i problemi attuali? Che ancora questo processo non si è compiuto, ma non che questo processo è stato indirizzato nel verso sbagliato. Vuoi che ti dica il problema che vedo oggi io, serio, e che non è... Mi sono dimenticato una piccola questione. Io ricordo una salve di fischi sul modo in cui è stata gestita l'emergenza in Italia. Se ci guardiamo in giro per l'Europa non mi sembra che ci possiamo davvero lamentare di come è stata gestita la cosa. Gli stessi che dicevano che Conte era finito, Conte andava ad andare via Conte. Io vedo tutti i limiti di Conte, che è uno che si è trovato in una situazione enorme avendo anche pochi strumenti e una carriera politica relativamente breve. Ora lo vedo un grandissimo problema. Il grandissimo problema è questo. Il grandissimo problema è che questo è uno Stato che per moltissimo tempo ha tagliato, ha razionalizzato la spesa e ora si trova a spendere 200 miliardi con dei ministeri che sono pieni, con tutto il rispetto di Gianrico e in qualche modo anche mio che lo sono ad onore, dei giuristi, ministeri pieni di giuristi, ma dove non c'è un ingegnere, dove non c'è un informatico, dove non c'è un urbanista, figlio, dove non c'è un sociologo. Aspetta, che poi vi questo è il problema di oggi, non è il fatto che al referendum si vota sì o si vota o no, cosa che 15 giorni dopo il referendum non si ricorderà più nessuno. Infatti adesso credo che il vero problema siano i rapporti di forza che si registrano, diciamo, alle regioni. Caro figlio, io la vedo così, cioè la via obbligata per non dare l'Italia ai populisti e alla destra era
prosciugare le ragioni nelle quali la destra, diciamo, alimenta la sua rivolta, la sua narrazione, la sua politica, no? Che sono le ragioni, la rabbia del ceto medio plegato alla globalizzazione, che evoca, come dicevi tu all'inizio, il nemico, che sia l'immigrato, che sia l'Europa, che sia la tecnocrazia. Per fare questo alcuni nodi, alcune questioni andavano sciolte, no? Ecco. Tu come lo vedi la situazione? Io, a me sembra che il governo non abbia la forza di farlo, cioè per esempio questo non parlare del tema dell'immigrazione, che è un tema che produce la rivolta, questo non sciogliere alcuni nodi economici che ci sono, vedi il MES. Cioè, io penso questo, mi riallaccio a una parola che hai usato. Cioè basta esistere per contrastare la destra? Tu hai detto prosciugare le ragioni del populismo. Io non userei la parola prosciugare, direi invece riconoscere le ragioni che stanno alla base del populismo, che non significa riconoscere le non soluzioni che i populisti e i fascisti fingono di proporre per pure ragioni di potere. Esatto, l'hai detto benissimo. La questione è questa. Cerco di spiegarmi brevemente. E rispondere declinandoli in maniera civile. Esattamente. Anche questo, chiedo scusa per l'autocitazione, ma è un passaggio importante della riflessione che c'è nel libro. Noi siamo di fronte al paradosso della modernità, di cui molti non si rendono conto. Si dice che il mondo di oggi è peggiore di quello del passato. Non è vero. Qualsiasi parametro quantitativo ci dice che il mondo di oggi è molto migliore di quello del passato, da tutti i punti di vista. Faccio un esempio globale e un esempio nazionale. Il numero delle persone che muoiono di fame nel mondo oggi si è ridotto circa di 20 milioni rispetto a 10 anni fa. La percentuale della popolazione che ha problemi di estrema povertà nel mondo è adesso non ricordo la cifra precisa, ma circa il 7-8%, che è meno della metà di quella che era 10 anni fa. Possiamo dirci soddisfatti di questa cosa? Naturalmente no, perché quel 7% vive in condizioni intollerabili, ma dobbiamo smettere di dire che oggi è peggio del passato, perché vi invito a leggere un libro illuminante sull'argomento, che non è il mio, si intitola Factfulness, è il libro scritto da uno scienziato svedese che racconta parametro per parametro come in tutti quanti gli ambiti, nei numeri globali, il mondo di oggi sia molto meglio del mondo di ieri e enormemente meglio del mondo di l'altro ieri. Un esempio sull'Italia, su un tema che ci sta molto a cuore, su cui si dicono molte fesserie, perché una delle fesserie su cui si alimenta la propaganda populista è il fatto che il nostro paese sia insicuro, che l'insicurezza cresca, che ci siano più reati e più crimini. Allora a me piace su queste cose parlare con le cifre. Sapete quanti omicidi ci sono stati in Italia negli anni delle stragi, per capirci, 90, 91, 92, quanti ce n'erano mediamente all'anno? 2.000. 2.000 sono tanti, sono numeri da Colombia. Sapete quanti omicidi ci sono stati in Italia l'anno scorso? Meno di 300. Meno di 300. E questo tipo di fattore di decrescita vale per tutti i reati gravi, le rapine, i furti in appartamento, i furti in generale. L'unico tipo di reati, per ovvie ragioni, che cresce sono i reati informatici, è evidente, che naturalmente sono un problema che va affrontato con determinazione, ma non è un problema di sicurezza per le strade. Quindi quando vi dicono che le nostre strade sono insicure, che il pericolo, peraltro dipendente dai negri ancora una volta o da tutti gli altri, aumenta, stanno dicendo una colossale bugia che noi intendo collettivamente, a berci, perché abdichiamo a quel dovere di cui dicevo prima di andare a controllare, cioè di fare i cittadini. Allora, questa è la premessa, il mondo complessivamente migliora, però c'è un sacco di rabbia, tantissima. Perché c'è questa rabbia? Una rabbia infondata? No, è una rabbia fondata, perché il mondo migliora, diventa più ricco il mondo e questo paese, la ricchezza globale aumenta, ma contemporaneamente aumentano le disuguaglianze. È una confusa percezione di questa ingiustizia e alla base di quel fuoco immondo che alimenta i populismi e i fascismi, che danno a quella rabbia indistinta, perché uno non capisce bene perché,
dei nemici. Allora quello che noi, dico noi, sinistra, progressisti, gente che ha a cuore il futuro del paese e della civiltà, dobbiamo fare è disinnescare quella roba, non prosciugare. Noi dobbiamo dare un nome a questa rabbia che ha le sue ragioni, dobbiamo smetterla, taluni ancora lo fanno, di trattare questi qua come dei fascisti ignoranti o peggio, dobbiamo riconoscere le loro ragioni. Permettetemi di chiudere questo intervento con una citazione da Shakespeare che dice benissimo quello che voglio intendere, è in Macbeth, dice: date parole al dolore, il dolore che non parla sussurra al cuore oppresso e gli dice di spezzarsi. Fuori di metafora, nella politica il dolore, la sofferenza, la rabbia, il senso dell'ingiustizia che non viene nominato in modo politicamente serio si trasforma nei mostri alla cui azione assistiamo e alla cui azione dobbiamo opporci fermamente con intelligenza. Oh, per fare... per fare questo occorre Orlando. Occorre una visione, occorre un pensiero, occorre una visione. Tu prima hai detto, non è vero, poi ne parliamo, dicevi che siamo subalterni. Ecco, su questo giustamente hai ricordato che c'è stato un mutamento di collocazione, che non è poca cosa, il mutamento di collocazione, diciamo, europea. Non è una quisquiglia, però ci sono tante altre cose che non sono una quisquiglia. E se c'è una cosa che a me proprio mi fa impazzire, tu sai, te lo dico con affetto, ma mi fa impazzire, sono quelle battaglie che voi in questo anno avete detto mai su questo, cioè i decreti di sicurezza andranno cambiati, se no, ok, stanno ancora là. La stessa dichiarazione l'ho sentita sulla prescrizione, noi non accetteremo mai, sta ancora là. Lo stesso l'abbiamo detto sul taglio dei parlamentari. Ora, al fatto non dite più mai, perché diciamo in politica il mai non esiste, però su questi temi, e non sono temi rilevanti, Andrea, cioè l'immigrazione è un tema caldo dello scontro politico, no? Non è che uno può far finta, dice, sai, c'è un ministro civile che non fa i tweet come quello che c'era prima e c'era, abbiamo risolto il problema, poi la devi pure governare il problema. Anche qui la realtà fattuale, forse sfugge il fatto che la gente non viene più tenuta in ostaggio sulle navi e questo non è esattamente un fatto secondario, diciamo. Non c'è dubbio. Dopodiché, c'è stata nel frattempo una cosa che forse non c'è dubbio questo. Può essere derubricata a questione minore, che si chiama Covid. È stata fatta una manovra che è la manovra più attenta alle questioni sociali che sia stata fatta negli ultimi 20 anni. Io vorrei essere giudicato anche su questo, perché io rivendico e non la trovo un sussidio aver dato la cassa integrazione a tutti i lavoratori che rischiavano di perdere il posto di lavoro, perché altrimenti noi come nel 2008 non è solo un problema dei lavoratori, avremmo visto distruggere capacità produttiva, perché quando una crisi colpisce delle imprese, quelle imprese sono costrette a licenziare, quella impresa lì non riparte più. E nel 2008 l'Italia si è impoverita e si è indebolita anche per questo. Oggi noi abbiamo costruito una risposta che è una risposta di sinistra. Il Recovery Fund è un manifesto di un partito progressista, perché dà tre obiettivi fondamentali che sono la transizione ecologica, la innovazione digitale e la lotta alle diseguaglianze sociali. Avrebbe potuto scriverlo un socialista. Quel programma l'ha fatto l'Unione Europea, grazie al cielo, e noi siamo quelli che hanno conquistato quella cosa lì, non è una questione marginale. Io dico una cosa: non c'è niente che è a tuo favore se non dici con chiarezza quali sono i tuoi obiettivi. Sono d'accordo. E allora io, però rispondimi se, anche no, su quello. No, ti rispondo su questo, perché vedi, noi abbiamo dato, riprendo la cosa che dicevo, il populismo è il frutto della nostra incapacità di denunciare le ingiustizie, le ragioni delle ingiustizie e le persone che hanno causato queste ingiustizie, perché dei nemici veri ci sono, persone che hanno accumulato ricchezze che sono molto al di sopra di quello, vabbè, che noi siamo in grado di concepire. Va tutto bene? Non va tutto bene, cioè, la sinistra non è stata più capace di dire così. Questo, di dire che la sua prima funzione fondamentale è la lotta alle diseguaglianze sociali, è la lotta a forme di ricchezza che sono in sé immorali, perché privano persone della libertà e della possibilità di avere un'esistenza felice e serena. Allora questo, caro
Alessandro, è il punto fondamentale. E io, vedi perché dici, passate come... Allora, è successa una cosa, la racconto. Abbiamo introdotto... Orlando è bravissimo, io gli voglio è bravissimo. No. Io, per inchiodarlo ed avere una risposta serve faccio un calacinico. Faccio due esempi. Abbiamo introdotto dentro il primo decreto Covid la misura del reddito di emergenza. L'ha scritta il Forum contro le diseguaglianze, presieduto da Barca. Siamo riusciti a farlo diventare un sussidio voluto dal Movimento 5 Stelle. Ma com'è possibile questo? È possibile perché ormai noi riteniamo, perché siamo diventati progressivamente subalterni per ragioni comprensibilissime a una cultura liberista, che qualunque tipo di intervento di riequilibrio nella società e nel mercato e nell'economia sia una concessione al populismo. Siamo noi che stiamo regalando il populismo alla lotta alle diseguaglianze sociali, e invece dovrebbe essere la nostra battaglia principale. Questa è la questione fondamentale. Io ho fatto un'uscita durante il periodo della crisi, ponendo una questione. Non è che per caso FCA si prende i soldi, FCA è la Fiat, si prende i 6 miliardi e poi si prende e si porta la sede, le sedi delle imprese all'estero e licenzia al giorno dopo. Non mi hanno attaccato i populisti che stanno zitti e di questi temi non ne parlano, perché sono forti soltanto coi deboli, quando non ne ha parlato Salvini. Mi hanno attaccato i nostri compagni di strada, secondo i quali porre una questione così è una forma di lesa maestà, perché l'idea soltanto che lo Stato che dà dei soldi chiede anche che cosa si fa con quei soldi non è più dentro le categorie del centrosinistra degli ultimi 20 anni, e io credo che o le riprendiamo queste categorie o altrimenti i populisti con un minimo sforzo riusciranno a costruire di nuovo del consenso, perché se a uno che perde il posto di lavoro io non sono in grado di dirgli che attraverso gli strumenti di cui dispongo, e ora ne dispongo, voglio riequilibrare quel meccanismo che rischia di distruggere quel posto di lavoro, ma io sono impotente, io sono semplicemente un cantore delle cose che si determinano e che non sono in grado di condizionare. Questo è successo, Alessandro. Questo, quindi, sono d'accordo, la manovra di 100 miliardi, aiutami tu, sono la manovra di 100 miliardi non è il frutto del fatto che noi abbiamo ceduto ai populisti, è una conquista della sinistra che ha come condizione essenziale il riequilibrio delle distanze sociali. Bravissimo, perché non vuoi rispondere su un punto. Io coinvolgo caro figlio e poi mi taccio su questo. No, vuoi che ti parli vuoi che parliamo della questione del decreto sicurezza? Tutto ciò che fa parte del Conte 1, che ha aperto le porte alla barbarie, perché i decreti sicurezza sono una schifezza fascistoide, l'avete definita così voi, che ha distrutto il sistema dell'accoglienza, dell'ISPRAR, e che andavano aboliti proprio perché c'è il Covid, perché se uno è clandestino non ha i documenti per andare al pronto soccorso per farsi i test, quindi quelli li devi integrare per rendere sicuro dal punto di vista della salute paese. Non li toccate, perché poi Di Maio si incazza e perché il Presidente del Consiglio andò in conferenza stampa con Salvini con scritto decreti sicurezza. E non cambiarli è subalternità. Così sì, è questo, sì. Non cambiare super, perché se fanno schifo e basta, sia quando state all'opposizione che quando state al governo. Sì, mi piacerebbe che la stessa foga ci fosse stata anche quando li hanno fatti i decreti sicurezza. Io ce l'ho sempre avuta. Dopodiché, vuoi dire che io non ce l'avevo? Non ce l'ho con te, ma ce l'ho con la compagine che sostiene questo. Dopodiché io sono convinto che questo sia un ritardo, ma se vuoi te ne dico anche degli altri. Io sono convinto del fatto che noi dobbiamo lavorare, mi sembra prima di me c'era Mauri, ha dato in questo, forse molti lo hanno ascoltato, ha detto a che punto ci si arriverà e come si supereranno i decreti sicurezza, che si supereranno. Dopodiché gran parte dei decreti sicurezza erano semplicemente bandiere, perché il vero cambio di linea politica è stato realizzato attraverso la gestione concreta dei flussi, e quella è cambiata e non possiamo non vedere questo fatto. Dopodiché anche le bandiere sono importanti, e io sono convinto del fatto che noi dobbiamo modificare quei decreti, ma se vuoi ti aggiungo anche dell'altro. Io penso che il reddito di cittadinanza, che io non demonizzo, perché se non ci fosse stato il reddito di cittadinanza volevo vedere cosa succedeva nel corso dei mesi del lockdown, ma o lo agganciamo a uno strumento attraverso il quale ci propongono delle forme di ingresso nel mondo del lavoro, o altrimenti avremmo davvero una sacca di spreco di risorse che deve essere meglio utilizzata. Però io la domanda che faccio è questa: ma ci rendiamo conto che mesi abbiamo attraversato?
Ma davvero in quei mesi noi potevamo aprire una discussione dentro la coalizione su come si poteva, su come si modificano i decreti sicurezza? Ah, però, ma noi di fronte al paese, se nei giorni del lockdown avessimo aperto un conflitto dentro la maggioranza per discutere di come si risolve la questione dei decreti sicurezza, ma non c'è dubbio, ma ci portavano via con la figlio, camicia adesso di fuori. Però adesso però c'è il tema della ricostruzione, ecco l'emergenza è finita, c'è il tema diciamo della ricostruzione, sì. Ecco, secondo te Come lo immagini tu l'autunno? No, io ho una tecnica, vorrei condividerla con voi, infallibile per non sbagliare mai una previsione, non ne faccio. Esatto. Devo dire anche perché avverto un grande disagio sia di fronte diciamo, alle profezie di sventura, che quasi sempre sono sbagliate. Poi le sventure accadono, ma non accadono quando sono state previste dai profeti, che appunto fanno quello di mestiere, è una cosa che rende anche abbastanza bene, e anche diciamo l'ottimismo sgangherato. La mia naturale propensione sarebbe per l'ottimismo, ma l'ottimismo ha un senso soltanto se è coniugato con l'intelligenza. Però io vorrei tornare a una cosa che dicevi prima, giusta. Dicevi, ma voi vabbè, l'hai semplificato ovviamente per amore della conversazione rapida, non intervenite sui decreti sicurezza perché sennò Di Maio si incazza. È vero, hai ragione. Neanche a me piace questo spettacolo, fermo restando che condivido tutto quello che ha detto Andrea, che poi una cosa sono diciamo le norme messe là per fare da bandiera o pure da pistola nelle mani di chi intendeva fare quello che abbiamo visto, cioè una serie di reati fra l'altro, e un altro conto sono norme che inique, incivili e barbare anche solo da guardare, restano là sostanzialmente inerti. Ciò su cui c'è urgenza, voglio essere chiaro, e poi parlo un attimo di politica, è la questione degli SPRAR. Quella è la questione. Certo, esatto, ma non c'è cruciale. Non c'è dubbio. Se io fossi, e non sono per fortuna, un dirigente politico, in particolare un dirigente politico del PD, lavorerei o avrei lavorato per cominciare su questo. Cioè per gli SPRAR sono quei centri che consentivano l'assistenza, l'ospitalità in condizioni di sostanziale civiltà, che smantellati da quell'abominio dei decreti hanno prodotto una moltiplicazione dei clandestini in questo paese. Quindi la cosa, la prima e quella fondamentale da fare è quella là, che poi diventa il grimaldello per aprire tutto. Ma tu hai detto giustamente, Di Maio si incazza, però ti vorrei dare il benvenuto nel mondo della politica. Il problema è che se Di Maio si incazza, per usare la tua espressione, e fa saltare tutto, si va verso l'Asia di cui parlava Andrea. E quindi la questione è che la politica, se non hai vinto le elezioni con un sistema maggioritario per cui hai la tua maggioranza e governi, è fatta di trattative. È fatta soprattutto in un abnorme, non c'è dubbio che sia abnorme, coalizione come quella che c'è adesso, di un quotidiano lavoro di ricerca di punti di equilibrio. Perché io quando sento dire però il PD non sta facendo lo ius soli, orribile, sbagliata espressione, o ius culture, guardate che, fatemi fare una citazione che è anche abbastanza divertente, da una campagna elettorale americana. Una volta un candidato presidente democratico parlò a un'assemblea come questa e alla fine una signora andò da lui e gli disse: presidente, io la chiamo già presidente, tutti gli americani intelligenti voteranno per lei. E lui disse: signora, mi serve la maggioranza. Sì. Allora, serve la maggioranza. Serve la maggioranza, e la politica è fatta di quotidiane ricerche dei punti di equilibrio. Per cui tu hai ragione, indigna anche me tutto quello, ma ci sono due possibilità: far andare tutto quanto all'aria, succeda quello che succeda, non è il mio genere, oppure lavorare pazientemente, a volte anche ingoiando cose che non ti piacerebbero. La battuta che ti volevo fare era questa, che la faccio a Orlando. La battuta che volevo fare è questa. Ma com'è che quando Salvini lo pigliava a schiaffi sui provvedimenti che gli stavano a cuore, Di Maio non si arrabbiava mai? E loro, perché sono troppo educati, la verità è questa. Perché Di Maio è un uomo di destra. Io credo che questo senso di responsabilità del PD raggiunge, cioè su una cosa uno si può pure arrabbiare lui, diciamo. Però scusa. Se permettimi di proprio 30 secondi, ci sono due modi di vederla, una è questa e l'altra è: Di Maio è un uomo di destra e oggi la forza egemone del governo è un partito di sinistra. Egemone. Comunque, Orlando, tu parlavi di recovery, adesso
Non so a che punto sta, non abbiamo tracce della, della discussione, se c'è stata bisognerebbe forse cominciare a mettere giù dei progetti. Ecco, ora è indubbio che c'è una necessità, adesso stiamo al dunque, no? In vista dell'autunno, cioè o si trova e qualcosa andrà a fare, il senso di una missione comune, cioè qua c'è da ricostruire un paese, c'è una quantità di risorse che tu ricordavi, l'Europa, che è ingente, no? Ecco, la ricostruzione ha bisogno di un afflato, di un'intesa, di un senso di una missione, di un qualcosa di comune. Ecco, voi avete chiesto una svolta, poi vabbè, siete andati in vacanza, adesso si ritorna e c'è. Ma è un tabù pensare anche a dei ritocchi nella squadra di governo, insomma un po' il passo va cambiato, l'avete detto voi, no? Ma quali saranno le scelte di assetto non credo sia la questione principale, che noi dobbiamo aprire una fase completamente nuova, perché nuova e diversa la fase che abbiamo di fronte rispetto a quella precedente, mi sembra assolutamente evidente. E mi sembra evidente a prescindere da come vanno le regionali, anche se vincessimo tutte le regioni, io penso che noi siamo entrati in un'altra fase, come ci sono entrati tutti gli altri paesi europei. Noi non siamo in una fase politica ordinaria, noi siamo usciti da... Ma quando è mai successo che lo Stato italiano ha avuto da spendere 200 miliardi di euro? È una sfida che fa tremare le vene dei polsi. Noi oggi abbiamo l'esigenza di entrare in una fase completamente nuova e abbiamo bisogno di costruire un grande patto che non è soltanto tra le forze politiche, ma è anche tra le forze sociali. Io sono molto preoccupato dalle posizioni che sta esprimendo Confindustria in questo momento, perché trovo che siano posizioni che non aiutano ad andare in quella direzione. Sono preoccupato anche dalla difficoltà che c'è stato anche durante il Covid di costruire un coordinamento efficace tra le regioni, perché noi non potremo andare in Europa a chiedere 20 diverse politiche energetiche, 20 diverse politiche sanitarie, 20 diverse politiche ambientali. È certo che la sfida è enorme, la dobbiamo fare con questi compagni di strada che non abbiamo scelto noi, come ricordava Gianrico, e sono il frutto, come dire, della storia. Io dico che è meglio farla con questi compagni di strada che lasciare 200 miliardi di euro all'elezione del Presidente della Repubblica a Salvini. Ecco, mi sembra una cosa abbastanza banale. Allora io non è che non voglio le critiche. Dico che le critiche, quando non hanno alcun elemento di costruttività e quando sono quotidiane, seriali, spesso pretestuose, mi fanno insospettire. Io dico questo soltanto. Io non ho nessuna ragione di essere un tifoso né di Conte né di questo governo. Ho fatto l'opposizione, non sono voluto andare al governo perché avevo molte riserve anche su alcune scelte che sono state compiute. Però io politicamente sono convinto veramente del fatto che noi ci troviamo di fronte a un bivio che riguarda i nostri figli e i nostri nipoti, e se lo spendiamo male abbiamo fatto un danno che non riguarda il domani. Se quei 200 miliardi saranno spesi male, quei 200 miliardi segneranno i prossimi 20 anni, la possibilità del nostro paese di andare in una direzione piuttosto che un'altra. Io vorrei un'assunzione di responsabilità della classe dirigente di questo paese, che non è fatta soltanto da quelli che sono eletti in Parlamento. A proposito di eletti in Parlamento, lo vorrei dalle grandi imprese, lo vorrei dai grandi giornali, vorrei che i toni fossero quelli di chi in qualche modo ha a cuore il paese e si fa carico anche delle difficoltà di chi in questo momento deve affrontare le sfide che stanno di fronte. Continua. E ultime due domande rapide, poi quando finiamo vi voglio bella ciao come sigla finale, perché è bellissima. Ultime due domande rapide: continua a pensare che l'unica alternativa al governo è il voto? Non immagini che siano lunari eventuali operazioni di palazzo. Ma davvero noi possiamo pensare che adesso facciamo un governo con Salvini? Ma c'è qualcuno, ecco, prova ad alzare, c'è qualcuno che pensa che noi possiamo fare un governo con della gente che nega l'esistenza sostanzialmente del Covid o dice che i provvedimenti che sono stati assunti sono stati per introdurre una dittatura sanitaria? Ma qualcuno pensa questo fuori dai salotti di Roma o fuori da qualche talk show? Io non lo penso. Io sono convinto del fatto che la maggioranza che c'è oggi è una maggioranza, come dire, che fa spesso mancare l'aria, ma è l'unica maggioranza che possiamo portare oppure avanti. Oppure il voto, l'alternativa. O altrimenti c'è soltanto il voto, ma anche qui portare a una campagna elettorale nel pieno di un'emergenza sanitaria un paese, in confronto è, passatemi una cosa di una persona che mi sta anche simpatica, ma noi rischiamo in questo caso di far passare Bertinotti come un padre della patria. Sì. Cioè, ecco, questa va è bene. Ultima domanda, prima di salutare tutti, una curiosità. Perché tra l'altro Roma sarà una grande partita nazionale. Venendo qua leggevo
sulle agenzie che Sassoli avrebbe dato, avete trovato il candidato sindaco di Roma, Sassoli? Sarebbe una bellissima notizia e penso che sarebbe il candidato per poter prendere, ridare a Roma il sindaco che merita. Perfetto, secondo me ci siamo divertiti molto, io vi ringrazio, un applauso a Gianrico Carofiglio, un applauso doppio ad Andrea Orlando, che io ringrazio e devo dire, fatemelo dire, gli voglio bene, ci vogliamo bene, anche per noi essere accolti, poter fare le domande libere, insomma, non capita spesso, è una grande cosa di democrazia. E poi un applauso a voi, che è una bellissima sala che dimostra che si può conciliare la democrazia e la pandemia, cioè a un metro di distanza possiamo ritornare anche a baccagliare in pubblico. Grazie a tutti. Una mattina mi sto svegliato, oh,